Ciao a tutti quanti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con una Green Rose Talk. Oggi conosceremo un nuovo green partner di Emerto Crowd, una realtà di servizi legale che ha deciso di entrare a far parte del nostro ecosistema perché comunque è importante per le aziende avere accesso a questa categoria di servizi nel momento in cui devono pianificare le proprie esigenze finanziarie per sostenere lo sviluppo sostenibile. Capire quali sono gli aspetti su cui devono andare a lavorare per migliorare le proprie performance ESG, capire quali possono essere i rischi connessi alle operazioni che vengono poi finanziate e quindi investire con serenità in quelli che sono i propri piani di sviluppo. Oggi ospite c'è Melania Manzon, che è una delle rappresentanti dello studio legale Lexia, che come vi dicevo di recente ha deciso di entrare a far parte del nostro ecosistema e quindi di diventare uno dei 12 green partner che ne possono far parte. Ciao Melania, benvenuta. Ciao, grazie mille Giorgio per l'invito. Come avrete potuto intuire, la presenza di una realtà in grado di erogare dei servizi legali all'interno di una dimensione come la nostra che si occupa di reperire le risorse finanziarie per alimentare gli investimenti sostenibili delle imprese è molto importante, perché va a toccare due dei tre pilastri che sono alla base della strategia di crescita della finanza climatica a livello mondiale, ovvero la capacità delle imprese di fare un assessment delle proprie responsabilità in ambito ESG che sia il più comprensiva, più ampia e più dettagliata possibile, e la capacità di andare a individuare quali sono i rischi riconducibili sempre all'ambito ESG nelle iniziative su cui poi si va a investire reperendo questi fondi, questa necessità finanziaria, nel nostro caso, da una platea di investitori che è prevalente in retail, quindi è fatta da investitori privati che hanno bisogno della massima trasparenza su quello che è il rischio che devono andare ad affrontare. Melania, vuoi farmi un commento da parte tua su questi due aspetti, su quanto è importante oggi per le imprese analizzare la propria matrice ESG in maniera sempre più puntuale, su quanto sia importante analizzare il rischio climatico in quelle che sono le proprie operazioni interessate, cioè il proprio core business. Sì, allora, diciamo, per rispondere a questa tua domanda è necessaria una premessa. L'Unione Europea sta sempre di più concentrando i suoi sforzi normativi verso la creazione di un mercato sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. E tutte queste nuove normative europee si rivolgono a gran voce alle imprese chiedendo loro di rivedere i loro modelli di business appunto al fine di considerare in primis i rischi ambientali che possono anche compromettere in taluni casi seriamente il loro business. Tutti questi sviluppi normativi impatteranno sempre di più direttamente le imprese e verrà chiesto loro sempre di più di rispondere anche degli effetti negativi delle loro attività, nonché di comunicare verso l'esterno i risultati di quelle che sono le loro politiche di sostenibilità. Quindi diciamo, per rispondere alla tua domanda, sicuramente in questo contesto in cui ci troviamo è sicuramente molto importante rivedere anzi i propri piani di business, non solo in un'ottica di profitto, ma anche nell'ottica di considerare questi nuovi fattori che definiamo gli ESG d'ora in poi proprio nel loro contesto di business. Grazie Melania per le tue parole. Io direi che possiamo in qualche modo anche, dopo questo cappello introduttivo, presentare Lexia. Io ho visto che te sei la responsabile di tutto quello che è l'ambito ESG, di recente penso sia stato, ho letto, sei stata nominata per questo ruolo. Raccontaci qualcosa della vostra storia, chi siete, che cosa fate da anni e come vi siete avvicinati poi al mondo degli investimenti sostenibili o comunque dello sviluppo sostenibile. Allora, io innanzitutto sono un avvocato, lavoro a Milano, collaboro, come dicevamo, con lo studio Lexia, è uno studio indipendente, legale e tributario che conta circa un centinaio di professionisti, tra avvocati e commercialisti, dislocati tra le varie sedi di Milano, Palermo e Roma.
Lexia peraltro fa parte di network internazionali di avvocati, permettendoci così di assistere anche i clienti nella risoluzione di questioni legali e fiscali anche all'estero. E i professionisti dello studio possiedono competenze specializzate in diverse aree del diritto e anche grazie ad un'integrazione tra le diverse competenze siamo in grado di fornire una consulenza completa su tutte le questioni relative alla vita di un'impresa a partire dalla fase di costituzione e poi a seguire tutte le fasi successive, inclusa la consulenza ordinaria e anche l'assistenza nelle operazioni straordinarie. Io in particolare sono la responsabile della Practice ESG Advisory, che abbiamo recentemente istituito proprio per rispondere alle crescenti esigenze dei clienti di capire come interpretare e attuare anche gli obblighi normativi europei in materia ESG. E, come dicevo prima, infatti sono note a tutte le recenti pressioni normative in ambito europeo che mirano a promuovere a spingere le imprese verso una transizione dei loro modelli di business in direzione di pratiche più sostenibili, più responsabili dai punti di vista ambientale, sociale e di governance. E in questo contesto quindi è emersa la necessità di fornire un supporto legale alle imprese proprio per capire come navigare in questo nuovo paradigma normativo. Da quello che ho capito parlando in passato anche con i tuoi colleghi, Lexia è comunque uno studio legale che tende a lavorare con delle imprese che operano in settori con una forte componente di innovazione tecnologica o di processo, perché ho sempre visto che lavorate con aziende che operano nel settore del fintech, ovviamente anche della transizione energetica, del gaming, in qualche modo anche nel settore della blockchain, non so se vi spingete fino alle criptovalute. Puoi fare qualche esempio più specifico, vuoi raccontare questi settori? Vogliamo sì, dare a chi ci segue magari la possibilità di capire, insomma, quali sono i campi in cui esprimete maggiormente il vostro valore? Sì, Giorgio, allora lo studio è uno studio molto giovane, sia perché i professionisti stessi sono giovani, ma anche perché da qualche anno abbiamo iniziato questa attività focalizzandoci principalmente sul settore delle innovazioni tecnologiche, ad esempio legate all'utilizzo della blockchain o in generale al settore del fintech. Inoltre abbiamo un importante team che si occupa di energie rinnovabili e quindi fornisce supporto alle imprese che intendano avviare dei progetti di energia rinnovabile, come per esempio la costruzione di impianti fotovoltaici piuttosto che eolici o biometano, e in queste fasi il supporto riguarda sia la parte diciamo più societaria sia anche la parte amministrativa e quindi di tutta la richiesta di autorizzazioni pubbliche. Per quanto riguarda invece il practice di fintech e blockchain, come dicevo Lexia è stato uno dei primi studi legali in Italia ad aver creato un dipartimento dedicato all'assistenza relativamente alle tematiche legali e anche regolamentari connesse all'offerta di criptovalute, come dicevo, criptoattività, e in generale appunto a tutti gli strumenti e servizi legali e digitali tramite blockchain. Ok Melania, voglio farti adesso diciamo tre domande in fila per entrare un pochettino più nello specifico di quelli che possono essere i servizi che Lexia può erogare alle aziende che sono già nostri clienti o che eventualmente entreranno in contatto con voi, andando a vedere chi c'è nel nostro ecosistema, anche quando lo promuoveremo, anche quando andremo a promuovere chiaramente Lexia sui nostri canali, quindi rifocalizzandoci un pochettino su quello che è l'ambito ESG. Partiamo dalla prima domanda.
quali sono i servizi che Lexia può andare a proporre alle aziende che hanno bisogno di finanziamenti per sostenere degli investimenti sostenibili? Se vuoi anche un elenco abbastanza analitico, in modo tale che possano capire se questi servizi rispondono a delle loro esigenze. Allora, diciamo, rispondere a questa domanda in maniera puntuale è un po' difficile, nel senso che la nostra è un'assistenza che si basa su un approccio tailor-made, quindi dipende dal cliente che abbiamo di fronte, dalle dimensioni dell'impresa, dalla realtà aziendale, ma soprattutto anche dal grado di maturità delle attività che sono già state compiute in ambito ESG. In ogni caso, la nostra assistenza riguarda sia gli aspetti ambientali e quindi possiamo supportarle, come dicevo prima, in tutta la fase sia autorizzativa sia societaria che riguarda la transizione energetica attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili oppure anche attraverso la partecipazione delle comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER. Inoltre ci supportano dei consulenti esterni che si occupano più della parte tecnica, chiamiamola così, di misurazione degli impatti economici, degli impatti scusate ambientali e di individuazione di quelle che sono le strategie di miglioramento da questo punto di vista. Sul fronte sociale il dipartimento che si occupa di diritto del lavoro può fornire un'assistenza in quelle che sono tutte le pratiche di welfare aziendale, le buone pratiche di tutela dei diritti dei lavoratori, come per esempio l'elaborazione di politiche, di procedure interne a tutela della diversità, a tutela dell'equità retributiva, per fare alcuni esempi. Da un punto di vista della governance, che poi è a mio avviso il primo da tenere in considerazione, perché senza una governance solida è difficile affrontare anche le altre sfide ambientali e sociali. Da questo punto di vista l'assistenza può riguardare innanzitutto l'elaborazione di modelli organizzativi per rendere più responsabile appunto il vertice aziendale rispetto a quelli che sono i rischi di impresa. E in secondo luogo appunto può riguardare la trasformazione in società benefit piuttosto che il supporto nella fase di investimento attraverso due diligence ESG e in generale attraverso il supporto in tutte le fasi che riguardano le operazioni straordinarie con investitori che richiedano determinate prestazioni da un punto di vista di sostenibilità. Quindi mi pare di capire che se un'azienda voglia iniziare un percorso di autoconsapevolezza in ambito ESG e poi di transizione attraverso delle iniziative puntuali ed efficaci, può rivolgersi a voi per migliorare sia sotto il profilo ambientale che sociale, che di governance. Mi pare di capire dalla tua riflessione che poi la cosa più importante è partire dalla governance, cioè partire da quelli che sono i processi interni per poi andare a guardare a quella che è la dimensione sociale, lavoratori o territori in cui si è inseriti e quindi alla fine agli impatti ambientali, alle performance ambientali e come andarle a migliorare. Perfetto, io però prima in realtà volevo farti tre domande, ma tu sei riuscita a rispondere veramente a tutte e tre allo stesso tempo. Ti volevo invece chiedere se pensi che possa essere interessante, anche perché può essere utile, diciamo, nell'immaginare la situazione, di raccontarci dei casi specifici in cui magari ti sei imbattuta te o in cui si è imbattuta lo studio in tempi più o meno recenti, quindi situazioni in cui questo vostro approccio ha prodotto dei risultati e che tipo di risultati ha prodotto, magari anche che tipo di sorprese ha portato al cliente dall'inizio alla fine del percorso. Sì, guarda, ti posso fare un esempio recente che riguarda una società, in realtà una microimpresa, per questo prima facevo riferimento alla strategia tailor-made, proprio perché dipende sempre da chi ci troviamo davanti, dalle esigenze concrete. In ogni caso questa realtà si è rivolta a noi perché
voleva partecipare ad una gara pubblica per la fornitura di servizi, ma uno dei prerequisiti per poter accedere appunto a questa gara era il fatto di avere la certificazione di genere. Quindi diciamo si sono rivolti a noi proprio per un supporto in questo senso, e nella nostra attività di supporto abbiamo poi notato che c'erano anche delle altre aree che potevano essere soggette a miglioramento, che magari non costituivano dei prerequisiti per poter accedere alla gara, ma erano comunque considerati tra i criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione. E quindi in questo contesto abbiamo proposto loro una strategia che fosse più ampia e che abbracciasse non solo quindi la dimensione sociale, in particolare quella della gender equality, ma anche appunto la dimensione della governance, come dicevo, attraverso l'elaborazione del modello 231, e anche l'aspetto ambientale con la previsione di certe buone pratiche, diciamo, interne di rispetto dell'ambiente. E in questo caso quindi l'esigenza era proprio quella di poter partecipare e possibilmente aggiudicarsi la gara, e appunto speriamo che con il nostro supporto possano ottenere dei buoni vantaggi. E questo mi sembra un ottimo racconto per rappresentare quello che avevamo detto all'inizio, cioè la necessità di avere un approccio a quello che è l'analisi della matrice ESG che sia il più comprensivo ed estensivo possibile, anche per andare ad attrarre risorse, fondi pubblici o partecipare a gare pubbliche, e quindi cercare di alimentare la propria attività di crescita non solo con la finanza alternativa che noi rappresentiamo, ma anche tramite altri canali che sono sempre molto importanti. Il caso della microimpresa mi sembra, insomma, eccezionale, no? Uno si confronta con un'opportunità di mercato e si rende conto che non è adeguato per attrarla fin tanto che non si avvia su questo percorso e non lo porta a compimento con dei successivi step di implementazione che permettono di migliorare le potenziali performance del business. Melania, allora, abbiamo sentito come un approccio all'analisi della propria matrice ESG e un miglioramento in questi termini possa aiutare le imprese a migliorare le proprie performance operative, no? Quindi accedendo a gare pubbliche, a bandi, ma ad appalti pubblici. Ci sono però alcuni aspetti molto più specifici che riguardano l'accesso al mondo della finanza, che anche su Nerd to Crowd, lo voglio ricordare a chi ci segue, quando un'azienda deve presentare un progetto, deve affrontare un percorso di due diligence per produrre uno scoring che non solo tiene conto della matrice ESG dell'impresa, ma anche del modo in cui il progetto è in grado di produrre degli impatti sotto il profilo ambientale e sociale. Noi lo facciamo rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma che alla fine ha lo scopo di commisurare il tasso di rendimento al rischio implicito dell'impresa e del progetto stesso. La sintesi di tutto questo è che un migliore scoring, anche e soprattutto dal punto di vista di ESG, porta a poter accedere a strumenti di finanziamento con dei costi più bassi. Questo fa parte anche della vostra esperienza con gli altri canali tradizionali? Vuoi raccontarci qualcosa da questo punto di vista? Cosa sta succedendo al mondo della finanza lì fuori? Assolutamente sì. Nel senso che per quella che è la nostra esperienza, le istituzioni finanziarie stanno sempre di più integrando le valutazioni ESG nella valutazione dei finanziamenti, sia in termini di appunto, come dicevi tu, migliori performance ESG possono portare delle migliori condizioni di credito, sia nel senso di appunto creare delle forme di finanziamento proprio legate a degli obiettivi, al raggiungimento di obiettivi ESG. Sotto quest'ultimo profilo posso per esempio citare i tassi di finanziamento ESG linked, si chiamano, e quindi vengono sostanzialmente identificati degli obiettivi a breve o medio termine. Al raggiungimento di questi obiettivi ESG il tasso di interesse inizia a decrescere in qualche modo. Quindi queste sono alcune forme di finanziamento sicuramente interessanti per le imprese che riconoscono il potenziale appunto
l'aspetto della, di attivare un modello di business più sostenibile. Poi sicuramente i vantaggi per una impresa più sostenibile, più responsabile da un punto di vista ambientale, sociale e di governance si vedono anche nella fase di accesso al credito, nella misura in cui sarà capitato a tutti di ricevere e dover compilare un questionario ESG. La compilazione di questi questionari consente poi di attribuire un punteggio, un punteggio che appunto serve a valutare le prestazioni di sostenibilità di un'impresa, e quindi laddove vengano identificati dei rischi oppure delle aree diciamo non presidiate sotto questi profili, potrebbero esserci delle difficoltà di accedere ai finanziamenti, e questo sarà sempre diciamo più sarà una valutazione sempre più importante. Perfetto, quindi linee di finanziamento dedicate, necessità di affrontare il rapporto con gli istituti finanziari, con le dimensioni finanziarie, con questo tipo di caratterizzazione, per avere accesso ai finanziamenti magari anche meno costosi o agevolati nel modo in cui vengono erogati, e mi sembra anche sempre più sfide per chi non volesse, o sempre più difficoltà per chi non volesse andare in questa direzione nel finanziarsi in futuro. Insomma, mi pare di capire che per poter fare leva sugli strumenti finanziari in questo presente e anche nel futuro diventa sempre più importante avere la capacità di analizzare la propria matrice ESG, e quindi magari avere anche dei partner come voi, come Studio Lexia, che possano aiutare le imprese in questo percorso. Io, Melania, ti ringrazio per essere stata qui con noi. Ovviamente non trovate Melania allo Studio Lexia solamente all'interno del nostro ecosistema, probabilmente la potete trovare anche su LinkedIn, semplicemente ricercando nome e cognome. Googlando, credo che lo Studio Lexia sia assolutamente ben posizionato. Però per qualsiasi cosa potete sempre e comunque contattarli rivolgendovi a noi, poi noi invieremo direttamente la vostra richiesta di contatto, di servizio, agli amici di Lexia che sono entrati a far parte del nostro ecosistema. Melania, quindi di nuovo grazie per essere stata qui. Grazie, grazie a te. Un saluto anche a tutti i tuoi altri colleghi con cui siamo stati in contatto in questi giorni. E per chi ci ha seguiti, appuntamento ad una prossima Green Heroes Talk, racconti e storie dei protagonisti della rivoluzione energetica. Alla prossima. Ciao a tutti, grazie.